La fattispecie ci troviamo nel quarto caldo, cioè il versante del promontorio esposto a sud, una delle zone più emblematiche del Parco Nazionale proprio perché presenta cose davvero particolari e interessanti, come per esempio le grotte costiere. Ci sono una ventina di grotte lungo il promontorio del Circeo, alcune di esse hanno un nome e alcune di esse sono raggiungibili anche via terra, come appunto la Grotta delle Capre. Un patrimonio naturalistico e paesaggistico di valore inestimabile è quello custodito nel promontorio del Circeo ed ora l'amministrazione comunale vuole valorizzare i sentieri e non solo con iniziative culturali e ambientali. Una passeggiata che deve assolutamente saper cogliere quello che è il meglio del Parco Nazionale in assoluto rispetto anche delle regole all'interno del parco. Accompagnati dal delegato del sindaco per l'archeologia attraverso ripidi sentieri, arriviamo alla Grotta delle Capre, dove sono state ritrovate tracce dell'uomo primitivo e la testimonianza delle varie fasi della glaciazione. Rappresentano e mettono in evidenza segni tangibili del trascorrere delle maree. Con l'alternarsi delle ere glaciali, il mare si allontanava dalla costa o la sovrastava e alcune volte è arrivato a coprire la terra fino a 6 metri e 10 oltre l'attuale livello del mare. Un patrimonio da valorizzare e custodire.